Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova live sui tipi della notte. Mi presento, sono Coin1988, così come lo vedete scritto sotto il pallino della webcam. Come al solito, quando faccio un nuovo gioco, mi inizio da questa schermata. Oggi inizieremo e credo concluderemo un gioco che però si dovrebbe finire in circa 45-50 minuti. Sto parlando di Teleforum, è un horror dove visitiamo per un'intervista una vedova, ma alla fine succederanno cose, immagino, perché se è un horror psicologico, immagino che non ci si soffermi solo all'intervista. Avvieremo il gioco insieme. Allora, avviamo. L'audio è sparato a palla. Credo che in OBS lo dovrò abbassare un po'. Ditemi voi un feedback se è troppo alto o no. Perché dal gioco non c'è possibilità di abbassarlo, quindi l'unico modo che ho è da OBS. Io credo di sì. Sì, lo abbasso un po', dai. Ok, quindi questa è la schermata iniziale di Teleforum. Qui già diciamo, ci spoilera il prossimo gioco, sempre fatto da loro, che uscirà quest'anno, non so quando, però è nelle prossime uscite. Sarà un gioco abbastanza simile e si chiamerà Drowned Lake. Quindi magari se vi piace questo genere, se vi piacerà Teleforum, sappiate che poi ne uscirà un altro chiamato Drowned Lake. Ok, con Eject si esce dal gioco. È in stile videocassette, stile TV, il menu principale. Opzioni non ve le faccio vedere, ci sono solo opzioni di lingua, della lingua. Vado su Riproduci che avvierà il gioco. Dunque, l'edificio è quello giusto. Ehi, la telecamera è accesa? Quindi noi siamo questa qui, immagino. Questa qui, questa Giuliana siamo noi. Piacere, Giuliana. Ah, vedi, è a scelta multipla, quindi immagino che queste influenzino la trama. Funziona, e adesso? Sì, è meglio avere il più materiale possibile. Possiamo modificare tutto in un secondo momento. Bene, dobbiamo andare al sesto piano. Premi tu il pulsante. Ciao e grazie per il follow, Ingenious. Blu. Perfetto. Grazie, Witspot. Quindi non più benvenuto perché era un account spam. Per essere sicuri. Sì, ma quando arriviamo? Ah, devo cliccare io, un attimo. Vabbè, poi lo facciamo. Che succede? Sembra tu abbia qualcosa da dire. Secondo me la prima e l'ultima sono sensate, tutte e due.
Però dico la prima. Se non lo facciamo noi, ci penserà Augusto. Giù all'emittente non vede l'ora di andare in onda con uno speciale su questa storia. Fidati di me, recluta. Grazie. Ah, quindi io sono il... Ok, io sono l'assistente di questa Giuliano, non sono Giuliano. Non sono arrivata fin qui aspettando che mi insegnassero dei compitini. Assegnassero. Che strano, tu non hai visto la scena, vero? Ecco, sono questo. Mi hanno solo raccontato com'è andata. Cosa ho usato per... Insomma, hai capito. Ah, vedi, usano linguaggio soft. Beato te, avrei preferito non vederla nemmeno io. Hai sentito? Ha dato a Celso una videocassetta. L'operatore VT? Sì, Celso doveva trasmetterla, ma non è riuscito. Non c'è riuscito. Problemi tecnici, pare. A quel punto, bam, è successo quello che è successo. Oh, eccoci arrivati. Andiamo. No, sto scherzando. Ok, dunque, dobbiamo andare all'appartamento 608. È facile da ricordare, sì, se me lo scrivo in chat. Percorre il corridoio illuminato. Non penso sia da questa parte, perché? Allora torniamo indietro. Eccola là. Credo sia l'appartamento poco più avanti, ma ce l'abbiamo di fronte. Ma chi è questa? Dora l'esploratrice, scusatemi. Eccoci. This should be horror, eh? We are doing it in the right way. Beh, prepariamoci allora. Riprendila mentre apri la porta. Insomma, tutta la scena. Che devo fare? Bussare o suonare il campanello? Cosa viene meglio in un video? Bussa, bussa. Cavolo, è deceduto il marito. Ti metti a suonare il campanello. Mi chiedo se abbia voglia di parlare con degli sconosciuti in questo momento. Chissà, scopriamolo. Ancora. Lasciami riprovare. FBI! Dimmi, allora, quale scegliamo adesso? Sarà a casa, è normale che a casa, dove che sia, a massimo può essere al cimitero. Dimmi un po', hai lavorato a lungo con Walter? Che se ne importa. Se non vuole vederci, mi inventerò qualcos'altro. Dubito che sia uscita di casa da ieri. E con questa fanno tre. Beh, se non... Oh, finalmente. Cosa volete? Salve, signora Martins. Siamo di Canale 8. Siamo venuti a porgere le nostre condoglianze. E vi serve una telecamera per farlo? Ha ragione, eh. Non è che ha tutti i torti. Stiamo realizzando un programma speciale su Walter. Una sorta di tributo. Potremmo definirla una retrospettiva. Ha lavorato molto a lungo per l'emittente. Volevamo quindi parlare con lei, di suo marito, di quello che è successo. Quindi anche, forse anche questo Walter lavorava
in TV. Capisco. D'accordo, entrate. Forse parlare mi farà bene. Ok. Devi agire in fretta se vuoi durare in questo lavoro. Presto, prima che cambi idea. E su questo avevo ragione, anch'io volevo entrare di fretta. Grazie ancora per averci accolto, signora Martins. Silva riprenderà la nostra chiacchierata, ok? Ah sì? Dovrò rifletterci. Cosa? Posso offrirvi qualcosa? Tè, caffè? Non rifiuto mai una tazza di caffè, neanch'io. Cioè, quasi mai. Vado a prepararlo. Ti ha preso in contropiede, eh? Lascia stare, curiosiamo in giro finché possiamo. Assicurati di riprendere tutto ciò che cattura la tua attenzione. Qui siamo circondati da ottimo materiale. Questa pianta sta implorando acqua. Ah sì? Deduco sia stata bellamente ignorata negli ultimi giorni, il che è comprensibile vista la situazione. Beh, sarebbe un peccato avere solo riprese della stessa parete. Quindi ispezioni tutta la stanza, ok? Usa i dorsali LR e tasti M per esplorare. Ok. Guarda questa foto. Un paesaggio? Non è un paesaggio molto bello, e poi è sfocata. Questa foto ha una storia alle spalle, me lo sento. Potrei, vabbè, ma cominciamo con le paranoie. Potrei chiederle di raccontarla durante l'intervista. Qui c'è un dipinto. Credo che l'autrice sia la signora Martins. Guarda, un trofeo. Ah, giusto. Walter ne ha ricevuto uno per un articolo che ha scritto negli anni 70. Il proprietario della rete pensava che questo ci avrebbe dato risalto, ma non è stato così. Le emittenti locali hanno zero possibilità contro le grandi. Credo si sia attivata persino una lobby per nascondere la cosa. Ehi, sento che sta aggiungendo l'acqua per il caffè. Sarà qui a breve. Dai un'occhiata a tutto quello che trovi di interessante. Ok, cambiamo. L'inquadratura sembra buona. Il televisore ha qualcosa di strano. Sì, la gallina sul... Credo che l'altro giorno si sia abbattuto un fulmine nella vicinante. Potrebbe essere colpa sua. In effetti, sono abbastanza sicuro che sia successo proprio il giorno in cui Walter... Beh, hai capito. Oggi pioverà? Non credo. Il gallo non è molto d'accordo, guarda. Beh, questi galli non ci azzeccano mai. Forse possiamo usare questa ripresa per creare l'atmosfera. Wow, un videoregistratore, mica male. Quanto costano questi affari? Tipo 2 milioni di cruzeiros? Quindi siamo in Brasile? Anche di più. Walter ha chiesto un prestito per comprarlo. Me l'ha confidato una volta, in cui mi ha dato un passaggio. Guarda questi certificati. Laurea in giornalismo, con specializzazione in comunicazione. Walter aveva un'ottima istruzione, se non erro. Lo stesso vale per la signora Martins. Che peccato. Il caffè è quasi pronto. Ok. Vuoi favorire?
Sì, grazie. Vabbè, prendiamo pure noi. Prego. Allora, riflettuto? Sì. Togliamoci il pensiero. Fantastico, inizieremo a breve. Registriamo l'intervista su quella poltrona, Silva. Ci siamo? No, però non importa. Va bene, iniziamo in 3, 2, 1. Siamo qui con la signora Adriana Martins, moglie di Walter Martins, il nostro caro collega che ci ha lasciato così improvvisamente. Ha accettato di rilasciarti un'intervista in questo periodo così difficile. La casa stessa racconta la storia di come voi due avete vissuto. Nel suo salotto c'è una foto piuttosto particolare. Ah, questa è stata la prima foto di noi due. Ho messo la macchina fotografica su un treppiede e ho preparato tutto per scattare la foto. Poi, beh, è comparsa questa pavoncella dal nulla. Probabilmente ci siamo avvicinati troppo al suo nido. L'uccello si è infuriato e ha attaccato la macchina fotografica, proprio mentre scattava la foto. Poi ha attaccato anche noi. Ecco il risultato, uno scatto in cui nessuno di noi compare, realizzato dalla sottoscritta, la grande fotografa. La trovava così divertente che ha deciso di incorniciarla. Anche io la trovavo carina. Il dipinto. Dai, andiamo per grado. I quadri in soggiorno li ha dipinti lei, vero? Sì, mi esercito da anni. Amo dipingere i miei sogni. Stavo realizzando il ritratto di Walter, ma ora non riesco nemmeno a guardarlo. No. Il televisore sembra strano. Walter ha dedicato buona parte della sua vita professionale alla TV. Non ho potuto fare a meno di notare il suo televisore. Beh, sì, quel giorno c'è stato un blackout. Un fulmine si è abbattuto nelle vicinanze, subito dopo la trasmissione. Mi è quasi venuto un infarto. Da quel giorno non funziona bene. La lascio sempre accesa, altrimenti la casa sarebbe ancora più vuota. C'era una tempesta, vero? Sì. Voglio dire, ricordo che un fulmine si è abbattuto qui vicino, proprio quando... Ascolta, mi spiace, ma temo di non riuscire ad andare avanti. Capisco, signora Martins. Ad ogni modo abbiamo già materiale a sufficienza. Era molto diverso dal solito. Nervoso. Non pensavo che... Nessuno se lo aspettava, signora Martins. Non riesco ancora a immaginare Walter che maneggia... Vabbè, lo leggete. Lei chiede. E dice che Walter non ha mai avuto questa cosa qui. Quella che ha usato durante la trasmissione. Non ha usato. So che è stato orribile, ma l'ho visto premere il grilletto. È quello che ti ha detto Ferreira, vero? Quindi lei non sa com'è morto il marito? Ah, adesso devo risolvere. Ah! Addirittura, e qual è meglio? Cosa la prima? Dai, diciamo la prima. Che non avrebbe senso, penso che un foro si vede sulla persona. Cosa? Com'è possibile? Santo cielo, lo sapevo, da quando ho ottenuto quella maledetta cassetta. La
La cassetta che ha provato a trasmettere? Chelsea ha esaminato la cassetta in studio. Credo che la pellicola sia stata bruciata. Qualcosa del genere. Non era la cassetta originale. Quella, bensì una copia. Davvero? L'originale c'è ancora? Sì, ecco qua. Non so cosa abbia visto in questa cosa, né dove l'abbia presa. Walter mi ha fatto giurare di non guardare mai quel video. Lui lo faceva solo quando non ero a casa, o al mattino presto. Vuoi guardarla, vero? Per il tuo servizio. Temo non sia una buona idea, ma sono molto stanca. Non insisterò per farti cambiare idea. Io vado fuori a fumare, non voglio nemmeno sentire l'audio. Sembra tu abbia appena visto un fantasma. Rimarrai, vero? Sì, voglio capire cosa diavolo sta succedendo qui. Io resto, sì. Ho fatto bene a portarti con me, lo sapevo. Dunque faremo così, tu mi riprendi mentre guardo il video. In questo modo avremo più riprese. Poi potremo inserire il contenuto nella cassetta del video durante il montaggio. D'accordo, facciamo un po' di spazio. Va bene, via le danze. Riprendiamo le mie prime impressioni, poi possiamo sistemare tutto in fase di montaggio, in un secondo momento. Ok, primo play. Inizia. Che posto è quello? Non lo so, non vedo niente io. Non riconosco questo edificio. Questi simboli, io ho l'impressione, per te hanno un qualche significato? A me danno fastidio gli occhi. Oh, è cambiato, bene. Quindi l'edificio c'è entrato. Che posto è? Sì, è inutile che zoomi, c'è la testa di questa davanti. Cosa sembra? Secondo me sembra più un centro commerciale. Un centro commerciale? Le vetrine. Nessun centro commerciale venderebbe. Sta vagando qua e là. Che tipo di edificio è questo? È lunghissimo. Guarda, c'è qualcuno più avanti. Mo' esce dalla TV. Quel tizio sembra. Babbo Natale. L'ha detto ho ho ho, sono Babbo Natale. Vedi, lo sta ripetendo. Hai sentito? Sì, come no. Alzo il volume. Oh, ragazzi, io continuo a sentire quello, anche se ho alzato il volume. Io penso la seconda. All'ultimo sento Oscar. Qualcuno di nome Oscar? Non.
Io non ho sentito parlare di nessun Oscar. Non capisco niente, dannazione. Fammi alzare il volume ancora una volta. Troppo, hai alzato, ma non si sente più niente. Ehi, tutto bene? Che ha questa mo? È finito il gioco. Arrivederci. No. Sento odore di jumpscare qui. Appena finisce la musichetta, guarda che c'è. Ok, siamo nell'edificio giusto. La telecamera è accesa? Ancora sta cosa. Questa qua è la prima, mi sembra da incapace, quindi dico di nuovo la seconda. Premi il pulsante, sesto piano, appartamento. Se di nuovo? Di nuovo? Ma perché lei così adesso è cambiata? Giulianna, con due N. Something weird is happening, amore, because we finished the VHS. Her face changed, you see. It is like if she is tired. Her name changed. It is with two N. No. We are going in the same place. We are in the same elevator. We are going in the same place. Adesso, boh, io dico che è un déjà vu. È la prima impressione che ho avuto. Anche se mi ha dato all'occhio anche la sua immagine che è cambiata, che è diversa. Bene. Andiamo al 608, forza. Vai direttamente al 608. Tanto lo so dov'è. L'appartamento è lì. Davvero? Ho detto che questa è Dora l'esploratrice, cacchio. Finalmente. Ci penso io a parlare. Accelera. Prima abbiamo bussato 3 volte. Buonasera. Siamo di canale 8, siamo venuti per parlare di quanto è accaduto. Possiamo riprendere, no? Io. Parlare di Walter non sarà un problema, vero? I recenti avvenimenti non è facile esprimerli a parole, vero? Ma ha cambiato le parole, però. Entrate, forse parlare con qualcuno mi farà bene. Vabbè, hanno accelerato, forse. Qui c'è qualcosa che non va. Eh sì, è ciò che scopriremo. Coraggio, entra. Questa, fino ad ora, questa è la cosa più inquietante del gioco. Questa signora che sta davanti alla porta così in penombra. Stiamo per iniziare. Vuoi qualcosa? A te, caffè? No, grazie. Ah sì? Bene. Beh, preparerò comunque qualcosa. Perché stavolta ha rifiutato? No, mi basterebbe. Oh, accidenti. Dobbiamo aspettarla. Io darò un'occhiata in giro. Come ti pare? Innanzitutto, sto cane prima non c'era. Ciao, Gunpowder. Sembra un po' nervoso. Non certo rilassato. Oppure ha paura. Guarda quanti certificati. Walter non era certo. A differenza di tanti altri che lavorano nell'emittente. Ah, bene o male.
che non ho detto il fatto del coperchio. Bene. Ma non riconosco nessuna di queste istruzioni. Istituzioni. Ma acceleriamo. Dojo Botto, prima non l'ho visto. Sono abbastanza sicuro che qui ci fossero degli stivali quando siamo arrivati, e non me lo ricordo. Qualcuno ha visto gli stivali prima? Ehi, togli quel coso. Cosa? Hai capito bene, si può arrivare lassù con un salto, giusto? Quindi toglilo, mi dà sui nervi. Ma che? A casa anche mia madre ce l'aveva. La sua vista mi fa pensare a lei. E io non voglio pensare a lei. Quindi ti spiacerebbe toglierlo? Cioè, io non lo voglio togliere, non è casa mia, scusate. Scordatelo. Rispende sempre così male? Ma stai zitto. Ti ho solo chiesto un favore, tornerà al suo posto fra poco. Ancora. Non voglio rovinare la casa di quella povera donna. D'accordo. Toglilo tu se tanto ci tieni, salta. Hai detto che basta un salto per toglierlo. Che altro troviamo? Qua ci stanno dei libri. Guarda, se ne parla in cronaca. Walter Martin, tragica morte, ha portato di nascosto un coltello alla stazione televisiva. Un coltello. Ha usato un coltello? Prima abbiamo detto che ha usato un'altra cosa. E altro? Quanti libri? Walter leggeva molto? Assolutamente sì. Che stranezza, questi libri. Sempre lo stesso volume, in più copie. Ecco qua. Ok, abbiamo scoperto altre cose. Andiamo al punto. Walter ha portato una cassetta nello studio, ma non era l'originale, vero? L'originale è qui. Come fai a saperlo? Abbiamo esaminato quella che aveva con sé. Vorrei vedere l'originale. Beh, ce l'ho qui. Sa dove ha trovato questa cassetta? È questo il motivo per cui siete venuti? Se lo avessi saputo, non avrei neppure aperto la porta. Tieni, io non voglio guardarla, vado fuori a fumare. Ma stanno tutti più nervosi, qua, compresi noi, eh. La nostra amica sembra che non ha dormito da 4 giorni. Questa qui ci sta per mandare a quel paese. Non c'è tempo, non importa. Ha ragione. Tutta questa storia mi rende ansiosa. Senti, perché non vai a controllare come sta? Anzi, falle tu un'intervista. Hai sempre voluto condurre tu i giochi, no? Questa è la tua occasione. Vediamo se è disposto a rispondere a qualche domanda sull'origine di questa cassetta. Oh, finalmente cambia. Ah, eccola. Vabbè, qui non abbiamo scelta. Cos'è questo odore? Non è di sigaretta. No, devo concentrarmi. Se faccio un buon lavoro. Questa è difficile, tra la seconda e la terza. Vabbè, dico la seconda, va. O almeno voglio crederci. Signora Martins? Che succede?
Finito? Non ancora. Giuliana sta guardando la cassetta. Nel frattempo, volevo porle qualche domanda. Per il servizio? Non dovrebbe essere la ragazza a fare le domande? In realtà ero preoccupato per lei, signora. Ho conosciuto molte persone come quella ragazza, in questo settore, per via di Walter. Alcune persone non si fermano davanti a nulla. D'accordo, facciamo questa intervista. Valuto molto attentamente le tue prossime domande. Mi sta per scoppiare la testa. Come stava Walter quel giorno? Normale, come fosse un giorno qualunque. Ha trascorso tantissimo tempo a guardare quella roba, ma il suo comportamento era lo stesso di sempre. Era agitato, ma non avrei mai pensato che si sarebbe arrivati a questo punto. Sto intuendo che nella cassetta c'è qualcosa che non va. Non sono sicura che l'abbiate visto, ma ha lasciato un biglietto. Me ne sono accorta solo pochi minuti dopo. Sono pochi minuti dopo il fatto. L'unica cosa strana di quel giorno fu che fece una copia del nostro. Sa da dove proviene la cassetta? No, dobbiamo indagare. Credo che l'abbia ricevuta a casa. Ma non ho visto chi l'ha consegnata. Walter collezionava film, pellicole difficili da trovare, registrazioni. Pensavo fosse solo il suo giocattolo più recente. Pensare a quella ragazza da sola, in soggiorno, a guardare quella roba, mi fa accapponare la pelle. Ma dimmi, perché la cassetta le interessa così tanto? Perché è una parte importante di questo caso. Sì, ho scorto l'avidità negli occhi della tua collega quando ha chiesto la cassetta. A dire il vero, pensavo che le domande avrebbero riguardato Walter. Era un tuo collega, no? Il piano era quello, lo era davvero. Non ti sembra che la tua collega si comporti in modo strano? Io potrei aggiungere di averla già vista. A dirla tutta, ho la sensazione di aver visto anche te in passato. Cavolo. Forse l'ho incrociata all'emittente? Non saprei. Non credo, non lavoro lì da molto tempo. Forse è per questo che non sembri essere come lei. Non ancora, almeno. Io? Sì, perché ti trovi qui? Beh, questo è il mio lavoro, non posso scegliermi incarichi. Quindi scegli di omettere te stesso? Bene. No. Non dovrei prendermela con te, non hai colpe dopo tutto. Capisco, sai? Il desiderio di voler far carriera non mi è astruso. Una notizia del genere attrae, è innegabile. Lo vedi anche tu, vero? Da questa cassetta non è derivato nulla di buono. Da tutta questa storia, anzi. Finora non ha causato nulla di buono. Lo so meglio di chiunque altro. Se così fosse, non sarebbe meglio fermarsi? Io accetterei di fermarmi, eh. Il nostro compito è informare le persone così che gli altri non debbano pagare lo stesso prezzo. Mi piacerebbe crederci. Mi sembra che nemmeno tu ci creda, infatti non ci credo. Non mi ripeto. Ah, naturalmente. Non imparate mai. Ascolta, ho un forte mal di testa. Vai a controllare se ha finito, poi andate via, per favore. Voglio che liberiate il mio soggiorno. Grazie
Grazie per l'intervista, signora Martins. Beh. Terzo giorno. Prima di Dio mi ha fatto così, è diventato nero. E ci siamo ritrovati in ascensore. Terzo giorno. Ah, ma c'è una faccia stavolta, è un po' diverso. Devo raggiungere l'appartamento. L'appartamento. Quale appartamento? 608. Sì, ecco. Cavolo, a trabocchetto, ecco dove serviva il 608. Ecco perché all'inizio ci diceva, devo ricordarmelo. C'era qualcun altro con me. Giù? Giuliana, con due N. Ma sì. Ah, bene, vedo che apprezzi la tua collega. Quella cassetta. Ciò che ho visto. Tutte e tre non hanno senso, ma dico la terza. In quale futuro esisto ora? Da quale passato provengo? L'appartamento. È rimasta lì. Io penso che siamo verso la fine. Oh, cavolo. È meglio registrare tutto. Tutto può essere utilizzato. Devo proseguire. Beh, quindi? Sarà la strada giusta? No. Devo fare attenzione. Questo suono, voglio davvero seguirlo? Sì, devo proseguire, dai. Che porta è? E che cacchio ne so. È qui che si trovava. In effetti sì, era qui. Era a destra. La porta non si apre. Ma c'è una grata. Devo vedere cosa c'è lì dentro. Vai, vai. È Giuliana, è lei. E quindi? Dov'è? Dove sta andando? Ovunque sia, non voglio andarci. No, neanche per idea. C'è uno strano odore qui. Dove ho già sentito questo odore? Anche molto rumore, devo dire. L'odore qui è più forte. Devo dire che sta facendo volontariamente la cosa più stupida da fare, eh? L'appartamento è questo? Sì. L'odore proviene dall'interno dell'appartamento. Finalmente ho capito che odore è. Ozono. Nuovo. È meglio registrare tutto. Tutto può essere utilizzato. Anche qui è déjà vu. Ancora. Finiremo?
L'odore proviene dall'interno dell'appartamento. Dice le stesse cose. Finalmente ho capito che odore è. Ozono. Ah, questa volta però posso solo dire mi dà la nausea. Ancora. Prosegui. Ah, ma è il cane che fa sto gunpowder? Cos'è successo qui? Che ci fa qui il cane? Dov'è la tua padrona? Gunpowder, dov'è la tua padrona? Sicuramente ti risponde. È una mia impressione o il cane sta evitando l'appartamento? Oh no, non adesso, dai. Jumpscare? Hug. Gunpowder. Torna qui. Cavolo, ci ha pure lasciato da solo. Cosa gli prende? Si è precipitato nel corridoio. Sembra che fosse sdraiato sopra un biglietto. Ispeziona la nuta. È un biglietto. Io ho fatto ciò che non avrei mai dovuto. Ora vivo nel passato, di un futuro mai accaduto. Percorro strani eventi, fatti effimeri. Il vero e il falso. Non sono altro che i sogni di un povero. Se qualcuno leggerà questo messaggio, Gunpowder non va lasciato solo. Lei, queste lettere mi fanno venire le vertigini. Un attimo, il cane. Dov'è finito? Gunpowder? Io entro. Vado, devo farlo. Vai, 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 che adesso. Sta entrando? Davvero? Eh? Io? Vai che sei coraggioso. Dai che c'è Gino dentro. Lo noto solo ora. È terribile. Ad alta voce ottienilo per me. Ma io voglio sapere, no? La telecamera trasporta me. Non è il contrario. Non saprei nemmeno quando è iniziato. Forse molto tempo fa, forse quando ho inviato la mia candidatura. Gunpowder? Devo entrare. Non lo so. Ah, la televisione si è rotta. Molto bene. Guarda che bello. Ma è il cane quello. Con un'altra TV. Che c'è scritto teleforum. Possibile che non ci mancano jumpscare fino alla fine. Chi è questo? Ah, Walter Martins, questo è quello, Cari il marito. telespectadores, boa noite. Hoje nós teremos uma Oggi transmissão trasmettiamo especial do qualcosa. nosso programa, Sto zitto. possivelmente a minha última. E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenham mostrado. Por isso, peço que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com atenção.
Sì, probabilmente con altre scelte si sbloccano altri finali, altri video. Ok, vabbè, riteniamolo concluso, no? Allora, il mio parere è che l'hanno detto come horror psicologico. In realtà, sì, aspetti di psicologia ce li ha, però aspetti horror non ne ho visti. Ripeto, è solo magari. Non so, forse perché io ce l'ho davanti. A me non ha dato questa sensazione. Però magari chi soffre di ansia, secondo me, un pelo l'avverte per la storia in sé per sé. Perché uno si ritrova a fare l'intervista la prima volta, poi si ritrova a farla la seconda volta. E addirittura la terza volta c'è quella salita sulle scale che un po' di ansia la mette. Ti fa, più che altro ti fa sembrare un po' come se sta per accadere qualcosa di brutto, che poi alla fine non è accaduto in realtà. Quindi questa è la mia opinione. Ripeto, come storia, non è male, è solo che mi aspettavo un po' più dal finale, un po' magari sì, una soluzione al mistero. Invece ce l'hanno lasciato mistero dall'inizio alla fine. È stato un mistero irrisolto alla fine. L'unica cosa che si capisce è il fatto che la cosa che crea problemi è la cassetta. Del resto non ci dà soluzioni di alcun tipo. E nulla. Io per ora mi fermo qua. E per il resto io ci tengo a ringraziare comunque tutti coloro che sono passati. Se volete esprimere la vostra, fatelo pure. Buon proseguimento di serata e alla prossima ragazzi!